Operazione Gold Plastic. Tre dei quattro tarantini arrestati dalla finanza martedì scorso sono stati interrogati in carcere dal giudice per le indagini preliminari Martino Rosati. Chiamati a rispondere alle domande del GIP il 45enne Vincenzo Santamato, spedizioniere doganale, il 39enne Teodoro Bonfrate e Deborah Pedone, di 37 anni, entrambi impiegati dell'agenzia SISA Magenti. Martedì prossimo invece sarà interrogata Gabriella Mastillone, 36 anni, anche lei dipendente della stessa società di spedizioni. Gli indagati ascoltati dal GIP per adesso hanno respinto tutte le accuse, chiedendo tramite propri legali la revoca della misura cautelare in attesa del ricorso, già annunciato al Tribunale del Riesame. Sono stati arrestati inoltre due dei tre latitanti e ora mancherebbe solo un arresto per raggiungere quota 54 delle ordinanze emesse. La finanza ha sgominato l'associazione criminale in tema di traffico internazionale di rifiuti pericolosi. 21 le aziende implicate, 6 milioni di euro di beni sequestrati, 13 regioni italiane coinvolte, 1507 container bloccati con oltre 34 tonnellate di rifiuti tra plastica e pneumatici. Plastica che sarebbe stata riciclata per la produzione di giocattoli, biberon e vari prodotti sanitari destinati al mercato italiano ed europeo. L'associazione è divisa in tre gruppi, ha usato due modi per esportare i carichi di rifiuti: il ciabattato verso finti impianti di recupero di pneumatici e gomma in Vietnam e Hong Kong, e la spedizione poi della plastica in impianti fittizi di riciclaggio sempre nel sud-est asiatico. Le indagini hanno permesso di raccogliere oltre 70.000 intercettazioni e sono partite nel 2009 sotto la direzione della Procura di Taranto e della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce.